Bene, benvenuti al secondo video, il primo di allenamento. Spero che il primo video in assoluto, quello del riscaldamento, l'abbiate capito bene, sia stato chiaro, lo auguro. Come sempre vi ricordo, state a casa e fate allenamento se possibile. Allora, partirei con un esercizio per il petto che sono i classici push-up. Allora, classico push-up lo sappiamo fare tutti. In realtà sto scherzando, so benissimo che è abbastanza impegnativo per qualcuno, molto semplice per altri. L'importante è comunque, come dico sempre, è farlo bene, non troppo veloce e senza movimenti inconsulti, d'accordo? Allora, chi lo sa già fare, inutile che lo sto a insegnare un'altra volta, mentre se qualcuno vuole approcciare ma si rende conto che effettivamente è fuori dalle sue possibilità, io consiglio sempre di cominciare con le ginocchia a terra in questa posizione, magari anche con le gambe divaricate, piedi sollevati, mani 5-10 cm più larghi rispetto all'ampiezza delle spalle. Non sto col sedere all'indietro, cioè non voglio che facciate questo movimento, ma cercate di mantenere il corpo in asse, quindi bacino proteso in avanti, magari con un po' di retroversione. Dopodiché provate a far toccare il petto contemporaneamente al bacino sul pavimento, dentro l'aria mentre scendo, fuori l'aria mentre stendo le braccia. Nel qual caso anche questo esercizio risultasse piuttosto impegnativo, vi potrei suggerire di prendere delle scatole oppure anche semplicemente un gradino della scala di casa, sperando che non abbiate una casa in piano come la mia, e mettere le mani appunto sul gradino per facilitare questo movimento. Quindi tutto diventa molto più semplice.